E lei, principessa CHARLNE, ha parlato dei suoi problemi di salute lunghi, difficili e dolorosi dopo il suo ritorno da un soggiorno di 6 mesi in Sud Africa. La reale ha fatto una rara apparizione con sua figlia, la principessa Gabriella, per la Monaco Fashion Week. Ha detto a Monaco Matin di essere rimasta fragile dal suo ritorno a Monaco a marzo. Charlene ha anche detto alla pubblicazione che stava ancora lottando con una lunga strada per la guarigione. Tuttavia ha chiuso ogni speculazione su una spaccatura tra lei e suo marito, il monarca monegasco, il principe Alberto. Ha detto, quando sono tornata nel principato, ho concentrato tutte le mie energie sui miei figli, su mio marito e sulla mia salute perché sono la mia priorità. Il mio stato di salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce, la strada è stata lunga, difficile e molto dolorosa. Oggi mi sento più tranquillo. Trovo ancora deplorevole che alcuni media spacciano voci simili sulla mia vita, sulla mia relazione. Come tutti gli altri, siamo esseri umani e come tutti gli esseri umani abbiamo emozioni, debolezze, solo la nostra famiglia è esposta ai media e la minima debolezza viene trasmessa. Charlene ha anche detto al giornale che Albert è stato molto solidale e fa tutto il possibile per proteggere lei e i loro 2 figli dalle voci. La principessa si ammalò durante una visita di 10 giorni nel suo paese d'origine, il Sud Africa, nel maggio 2021. Le complicazioni di una procedura di orecchio, naso e gola, ORL, hanno ritardato il suo previsto ritorno di 6 mesi. Charlene alla fine è tornata a Monaco nel novembre 2021. In seguito si è ricoverata volontariamente in una clinica professionale in Svizzera dove è rimasta per 4 mesi, prima di tornare definitivamente a Monaco nel marzo 2022. Dal suo ritorno, la coppia reale è stata afflitta da voci sul divorzio. Ciò ha fatto eco alle voci sul loro matrimonio un decennio prima, secondo cui Charlene aveva tentato di fuggire piuttosto che portare a termine il suo matrimonio con Albert. Il principe Alberto ha anche tentato di mettere a tacere le voci negando il motivo dell'assenza di sua moglie in Sud Africa.